scavato da necropoli villanoviane, abitati etruschi, necropoli fenicio-puniche. Ho scavato siti romani, dalle ville alle necropoli, a fornaci, fino ai giorni nostri, perché comunque l'archeologia, diciamo, non si interrompe nell'antichità. L'archeologo di cantiere, sostanzialmente, come dice la parola stessa, vive sul cantiere. È obbligatorio il controllo o in corso d'opera o preventivo di tipo archeologico qualora si vada a scavare in profondità. Cioè, quindi è necessario e obbligatorio che ci sia l'archeologo. È un lavoro estremamente precario, nel senso che non è inquadrato in contratti lavorativi minimamente decenti. In un mese di scavo, come può essere febbraio, in cui metà mese è prevista pioggia, in quei 15 giorni non si lavorerà, l'archeologo è a casa senza la minima tutela e la minima garanzia, vuol dire che è a casa senza il minimo stipendio. Si arriva in Emilia-Romagna a tariffe da 5 euro l'ora, visto che ho 10 anni di esperienza, 10 anni di studi alle spalle, non credo di poter accettare 5 euro, ma si arriva anche a 3. Sono contratti a progetto, partite IVA spesso false, per cui diventa impossibile avere una vita in cui si possa pianificare un futuro. Mi hanno concesso il prestito della macchina per garanzia familiare, perché con i contratti a progetto ho presentato anche tutta la documentazione, diciamo che hanno quasi chiuso un occhio. Se dovessi pensare a farmi un mutuo, cioè è impensabile. Non siamo dei privilegiati perché è un bel lavoro, ma siamo dei lavoratori. Come tali dobbiamo rispettare delle regole, dobbiamo essere preparati, professionali, nello stesso tempo però abbiamo dei diritti che vanno riconosciuti.